sprofonda il Giulianova, sconfitto sul campo dall'attrezzato Fano, sempre più abbandonato da società e tifosi e con diversi giocatori senza stipendi ormai da mesi, pronti ad andar via da subito, richieste di mercato permettendo. In un contesto del genere, poi, è quasi scontato che saltino i nervi, come a Terrenzio, che sostituito a seguito di un battibecco con i tifosi del settore distinti, finisce per arrampicarsi sulla rete che delimita il campo lato tribuna per difendere padre e sorella al centro di un'animata discussione. Spettacolo squallido. Un po' come quello del campo, ma le colpe non sono certo di questo Giulianova, giovane incerottato per le pesanti assenze dei vari Morga, Daniello, Zoppetti e Bruno, un'ecatombe a cui può aggiungersi anche l'addio di D'Alessandro, direzione Andria. E allora vince il Fano, senza nemmeno troppo faticare, in virtù di una cifra tecnica nettamente favorevole. Non c'è partita, pure dal punto di vista fisico, con la ripresa dominata dai Granata ospiti. Più equilibrata la prima frazione, con gli spauracchi Innocenti e Marolda, pericolosi in avvio, bravo Merletti, e con il Giulianova a rispondere con Giustini e Picone. In entrambe le circostanze per beni sono interventi di ordinaria amministrazione. Il secondo tempo sarà diverso, lo si intuisce immediatamente, perché il Fano ha capito di poter raccogliere il bottino pieno e inizia a spingere forte. Raparo spara dalla distanza, sfera che timbra la traversa. Insiste l'Alma, su Berretti è provvidenziale la chiusura di Federico Del Grosso. Ma il Giulianova è in affanno e al tredicesimo sembra capitolare. Su Innocenti, Farragalli e Merletti confezionano un mezzo miracolo salva risultato. Il vantaggio fanese però è solo differito di una manciata di minuti. È il 26esimo quando Raparo ha tempo e spazio per crossare. Marolda spizza e l'ex Vastese Cazzola la butta dentro. Giusto così, per di più De Patre non ha cambi all'altezza e la reazione giallorossa non arriva. Al 38esimo si consuma il fattaccio di Terrenzio a completare il quadro di per sé già nero come la pece. Il match volge al termine, Pirelli causa il rigore che Bartolini trasforma per il 2-0 definitivo. Guarda ad un futuro diventato roseo il Fano, il Giulianova di oggi non è nemmeno lontano parente di quello conosciuto ed apprezzato in tutta Italia. Peccato.